Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato al trading offerto da WeBank. Con me oggi c'è per la prima volta nel 2021, era anche ora perché siamo ormai a fine febbraio, Sante Pellegrino. Buonasera Sante. Buonasera a te Pietro, un caro saluto a tutti gli amici di WeBank e un caro saluto al nostro Stefano dalla regia. Allora, oggi parliamo di trading intraday, è il primo di tre appuntamenti programmati, poi dopo ce ne andiamo anche altri. E questo è dedicato ai pattern per la tendenza, per individuare la tendenza giornaliera e utilizzeremo vari indicatori. Allora, prima di iniziare e dare un po' di informazioni a chi ci vuole seguire, vi ricordo che nel webinar di oggi possono essere contenute informazioni, opinioni, scusatemi, relative a prodotti finanziari o strumenti. Tali informazioni e opinioni non vengono fornite a scopi meramente informativi e didattici e non costituiscono un consiglio o una raccomandazione all'effettuazione di investimento o di disinvestimento. Questo vuol dire che tutti gli strumenti di cui parliamo, soprattutto nel webinar di oggi, ci servono per capire come funzionano certe dinamiche di mercato, certi indicatori, certi oscillatori. Non daremo mai dei. De non forniremo mai una sollecitazione a comprare o a vendere determinati strumenti o prodotti finanziari. Questo per essere chiari fin da subito, in modo tale che poi non si verificano dei disguidi. Detto questo, allora, per chi ci vuole seguire, ricordiamo che potete utilizzare la chat di YouTube oppure alternativamente potete anche utilizzare il numero WhatsApp che dovreste vedere in basso a sinistra o a destra. In basso alla mia destra c'è il numero WhatsApp. Alternativamente, il mio numero WhatsApp, se volete mandare dei messaggi, è il 347-9196-884, oppure potete utilizzare anche la pagina Facebook, la mia professionale, dove in alto c'è il pulsantino che oggi non mi fa visualizzare di WhatsApp, e potete utilizzare anche quello, oppure utilizzare la chat di YouTube. Però, siccome le domande le riesco a leggere meglio su WhatsApp, do priorità a quelle. Visto che siamo anche in diretta Facebook, potete lasciare dei commenti anche sulla pagina Facebook. Se riesco, comunque, insieme a Sante vi risponderemo volentieri. Sante Pellegrino è uno dei più anziani autori di WeBank. Il suo sito è questo, santeptrader.com, con i quali facciamo webinar. Un attimo che interrompo la condivisione. Ok, facciamo webinar praticamente da sempre, da prima che nascesse WeBank, che ci spiega un pozzo di informazioni, che ci spiega un po' come funziona il mercato e soprattutto come imparare a fare trading. Giusto, Sante? Giusto Pietro, ti ringrazio soprattutto per l'anziano, è sempre bello. Ed effettivamente con gli amici di WeBank ci conosciamo da una vita, con Pietro ho apprezzato la sua amicizia in questi anni, da quando è con WeBank, e con Stefano, insomma, siamo abbastanza anziani entrambi perché ci conosciamo lo stesso da tanto tempo. Effettivamente con WeBank c'è un lungo trascorso, nel senso che da sempre ho approcciato il trading in maniera del tutto diretta ai mercati finanziari, quindi in direct market access, cioè un trading assolutamente lineare con le borse di scambio regolamentate. Quindi con WeBank, che prima erano di un'altra società, di un gruppo bancario molto famoso, avevamo proprio una trading room, e in questa trading room costantemente, mensilmente, c'erano degli incontri di formazione dove venivano spiegate e illustrate non solo le indicazioni tecniche di analisi tecnica, algoritmica o quantitativa, ma anche proprio indicazioni per come operare nel miglior modo possibile, soprattutto preservando il capitale e non rischiando i propri soldini, perché il trading e la finanza sono cose serie e c'è bisogno di educazione finanziaria continua e costante. Quindi sì, come dice Pietro giustamente, è da molti anni che facciamo formazione con WeBank. È un piacere perché nel fare formazione un trader alla fine si allena,
facendo allenamento, facendo ripetizione, si visualizza positivamente sui mercati. Quindi è sempre bello fare formazione, soprattutto devo dire che questa partnership con Pietro è molto appassionante, perché anche Pietro è un ottimo conoscitore e appassionato dell'analisi tecnica, e quindi ci si diverte molto. Ma poi dall'altro lato abbiamo anche Stefano Bargiacchi, che è un ottimo appassionato e conoscitore dell'analisi tecnica alla nostra pari, quindi tre appassionati che con molta ironia e simpatia si divertono a fare questi webinar. Quindi grazie a tutti per l'attenzione e per la pazienza che avrete nella prossima ora. Allora, oggi parliamo di trading intraday. Sì. È un po' che non parliamo di trading intraday. Molto bene. Di cosa abbiamo bisogno? Intanto potete vedere da casa tutti gli schermi della trading room di Sante. In tutti questi ci sono i book di colore scuro, che tutti i visualizzatori, tutti coloro che ci seguono odiano pesantemente, perché non si vede mai niente. Quindi oggi di quali indicatori e di quali grafici e di cosa abbiamo bisogno oggi? Allora, ovviamente se hai detto di cosa abbiamo bisogno oggi, già sai che sarai tu a mostrare i grafici della T3 e quindi anche stavolta ti prendo in castagna. Effettivamente utilizzo i grafici con sfondo nero perché sono tanti anni che guardo questi monitor e oltre che ad abbronzarmi, purtroppo ho perso un paio di diottrie e anche di gradi. Fortunatamente sono solo astigmatico, però stare davanti ai monitor è stanchevole, quindi uso uno sfondo nero proprio per non stancare molto gli occhi, purtroppo è così. Quelli che si vedono nello sfondo sono anche i book pro della famosa piattaforma T3, book che permettono di comprare e vendere direttamente sul book. Siamo stati tra i primi a lanciarli ed è proprio un'idea nata nella trading room, anzi nelle trading room che condividevamo e che quindi continuano a funzionare nel tempo, e ciò significa che abbiamo fatto un buono studio e un buon lavoro. Ora, per ritornare a noi, parleremo di trading intraday. Il trading intraday è uno degli argomenti più belli perché è tra i più ambiti da parte dei trader, ma mai sottovalutare le complicazioni che nel trading intraday potrebbero nascere, soprattutto se non si è preparati emotivamente. Io ci tengo sempre a fare questo cappello di presentazione per quanto riguarda il trading intraday, perché sono sempre convinto, da sempre convinto, ma perché l'ho vissuto in prima persona, che per operare in maniera del tutto tranquilla e del tutto professionale servono tre elementi. Il primo elemento è l'elemento emotivo, quindi bisogna essere persone molto equilibrate, bisogna sapersi accontentare, bisogna imparare a non strafare, bisogna imparare a non abbattersi quando le cose vanno male. Quindi equilibrio sempre, il primo elemento importantissimo. Il secondo elemento è un corretto money management. Un corretto money management inteso veramente come capitale da utilizzare per il trading, come capitale da utilizzare per ogni operazione, come capitale di rischio e come capitale di profittabilità. Ovvero, se fatto 100 il nostro capitale a disposizione, mai rischiare più del 30%. Di quel 30% per ogni operazione, mai rischiare più del 30%. Per un semplice motivo, perché così si avrà la possibilità di poter sbagliare veramente tante volte, ma sbagliando tante volte ci si renderà conto che qualcosa non va bene e quindi si farà un passo indietro e si spenderanno pochi soldi per imparare. Il trading a me piace sempre accomunarlo all'attività accademica dell'uomo. È come quando un medico chirurgo si iscrive all'università di medicina, investe tanti soldi in tasse, investe tanto. Attento a quella vibrazione. Forse sì, scusate, passato? Sì. Perdonatevi. E quindi dicevo, è sempre bello fare un raffronto con quello che è la vita accademica, cioè un trader o un medico chirurgo investono tantissimo tempo, tantissimo denaro e impegnano tantissimo studio per poi andare a compiere le operazioni chirurgiche, magari ci si accorge che si è spaventati dal sangue, la prima operazione si sviene. Invece bisogna superare questi limiti, ma bisogna essere anche coscienti che facendo un'attività molto rischiosa bisogna mantenere
mantenere saldi nervi e soprattutto fare con coscienza. Quindi l'unico motivo per avere una coscienza forte e senza paura è studiare bene il mercato finanziario. Spero di aver fatto questa parentesi di apertura, fatto piacere un po' a tutti per far comprendere che effettivamente l'operatività intraday è tra le più difficili. Spieghiamolo subito, diciamolo subito, perché è importantissimo. In quanto se chi conosce i grafici paragona quante barre all'interno di una barra daily ci possono essere, si comprenderà subito che se un grafico daily ha un famoso noise di fondo, cioè un rumore, quindi un rumore dettato da alcuni movimenti irrazionali del mercato che non hanno una tendenza, immaginate quanti invece rumori di fondo ci sono all'interno di una barra intraday, di una barra daily, perché le barre intraday sono appunto composte da barre al minutaggio, all'orario, e quindi abbiamo una infinita possibilità di noise, cioè di rumore, cioè di movimento irrazionale. Molto spesso io all'inizio della mia carriera ho cercato proprio di eliminare questo rumore di fondo. Una delle tecniche che diciamo ho coniato io, ma in realtà non ho scoperto nulla perché il trading è alla portata di tutti ed è a disposizione di tutti, è il metodo KISS, un metodo che permette di filtrare l'operatività intraday aspettando proprio una pausa dall'apertura del mercato. Ecco, assieme a questo, gli indicatori che analizzeremo oggi, che vedremo assieme, sono degli ottimi indicatori che servono proprio a filtrare quei movimenti irrazionali del mercato che purtroppo nell'intraday, poiché sotto insieme di pattern, di barre che sono molteplici rispetto alla barra daily, quei noise sono più accentuati. Quindi con gli indicatori che andremo a studiare oggi cercheremo di capire come effettivamente possiamo concentrarci sulla direzionalità del mercato senza rischiare invece di farci fregare da quelli che sono i rumori di fondo irrazionali. E questo avviene per vari motivi. Perché ci sono i rumori di fondo? Innanzitutto al mercato dei capitali, al mercato di borsa, partecipano un'infinità di operatori borsistici. Ci sono i gestori di fondi che non fanno altro che individuare, fare stock picking, cioè sono alla ricerca delle migliori opportunità di investimento e quindi investono direttamente nelle azioni. Gli stessi gestori, d'altro canto, siccome siedono ad un tavolo di operatori finanziari, hanno nello stesso tavolo i money manager, quindi vanno a coprire il rischio che il gestore prende investendo direttamente nell'azione, comprando delle opzioni a copertura proprio del rischio, oppure andando a creare delle operazioni di arbitraggio. E quindi proprio negli eccessi di mercato, proprio per garantire il rischio a questi operatori professionali, si creano questi rumori di volatilità, questi eccessi di prezzo che molto spesso invece al trader intraday fanno male perché danno dei falsi segnali. E almeno chi come me e come Pietro, insomma, di falsi segnali penso ne abbiamo presi un'infinità nella nostra vita, ma sono state le migliori lezioni di vita. Tutti, al massimo dopo li correggi, però tutti. Esatto. Ne abbiamo presi veramente tanto. Allora, per iniziare a scendere in quella che è proprio, quello che è proprio l'operatività pura della giornata, cioè andare a comprendere cos'è il trading intraday e gli strumenti di cui parlavamo, cioè media mobile, RSI, ATR e Bollinger Band, partiamo proprio da quello che è il mercato, da quello che è il grafico che può aiutare l'uomo. Io prevalentemente, e Pietro qui mi dà una mano, amo analizzare i mercati partendo proprio dalle basi, quindi aprendo un grafico candlestick, perché il grafico candlestick, almeno a me personalmente, mi dà subito visivamente l'impatto di ciò che avviene nel mercato, nel senso che l'analisi candlestick intanto è un'analisi che viene utilizzata dai commercianti, addirittura commercianti del future sul riso, perché si trattava il riso nell'antica Cina, nell'antico Giappone,
e il mercato delle commodities è sempre stato attivo, esiste proprio l'analisi candlestick al 1000 avanti Cristo. Addirittura l'analisi candlestick è utilizzata anche dalle nostre forze armate. C'è la scuola ufficiale dei carabinieri che utilizza la candlestick analysis proprio per scoprire il territorio di guerra o di eventuale territorio per la cattura di eventuali cattivoni, insomma, chiamiamoli così. Però per ritornare a noi, l'analisi candlestick è quella che più mi piace. Perché? Perché è composta da alcuni elementi fondamentali. Innanzitutto la candela, proprio il corpo pieno, che viene colorato o di rosso o di verde, rosso per le chiusure negative, verde per le chiusure positive, oppure nero bianco, sempre nero negativo, sempre bianco positivo. Ma in buona sostanza cosa ci dice? La candela, il corpo della candela, ci indica l'apertura, che quasi sempre è l'inizio di una contrattazione, e la chiusura. Il differenziale tra la chiusura e l'apertura ci dice se abbiamo avuto una candela negativa, e quindi il differenziale sta nel fatto che la chiusura si trova in basso e il colore della candela avrà un colore negativo, sta a noi colorarlo. Io faccio sempre verde e rosso, quindi rosso e negativo. Al contrario, una chiusura positiva sarà sopra l'apertura e sarà verde. Anche se queste cose sembrano banali, e vi posso garantire che ho pagato corsi per sentirmele ripetere, sono fondamentali, perché proprio oggi, all'interno degli indicatori che analizzeremo, capiremo come sono realmente fondamentali queste banalità, ma in realtà sono le basi del trading. Quindi le candele hanno una chiusura e un'apertura che compongono in maniera del tutto artistica il disegno del body, il corpo della candela. Poi abbiamo le shadow sono le ombre, e ci sono quelle micce, chiamiamole così, quei disegni a riga che si trovano proprio all'esterno del body, quindi o sopra o sotto. Quelle sono altrettanto importanti nell'analisi candlestick, perché stanno a significare la capacità di portarsi in avanti, a rialzo, portarsi indietro, cioè a ribasso, da parte dei compratori e venditori. Quindi è molto importante, e lo capiremo dopo, perché le relazioni tra apertura e chiusura, tra massimi e minimi, creano gli algoritmi, creano gli indicatori, creano gli oscillatori che oggi andremo a vedere tutti assieme. Tra l'altro, come detto, l'analisi candlestick è importante perché una candela rappresenta proprio la statistica della contrattazione. E un insieme di candele possono rappresentare un mood operativo, cioè il pattern trading, che vedremo anche oggi. Il pattern, noi italiani interpretiamo e diciamo visualizziamo il pattern come nera candela, oppure come barra, oppure non so se qualcun altro usa altri software di analisi, tipo ad esempio il famoso Tick Distribution o Market Profile, di cui Stefano, insomma, è maestro in questo. È una, proprio una visualizzazione, ma nella realtà gli americani o i grandi investitori per pattern intendono un insieme di configurazioni, non solo grafiche, magari anche di analisi fondamentale, di analisi tecnica, di analisi algoritmica, che permettono al trader di avere una possibilità d'ingresso. Quindi il pattern non è solo la candela o solo la barra, e quindi non è solo fine a se stesso, ma è un insieme di indicazioni. Questo, insomma, è quello che i grandi investitori, i grandi trader fanno, cioè vedono l'insieme delle cose. E oggi cercheremo di fare questo. Quindi abbiamo le candele o le barre, come giustamente ha fatto Pietro, ha fatto notare la differenza. Io amo più le candele per un semplice motivo, perché mi danno un'indicazione visiva facile, semplice, non stupida, anzi molto importante, e le candele di per sé già contengono dei pattern che sono, a mio modesto parere, alcuni potentissimi, e cioè le morning star, le evening star, le morubozu, sono le candele che io amo, che io preferisco. Le morning star o le evening star, in particolare le morning star, sono tre candele, ed eccola qua, Pietro ha fatto bene, e non vengono mai disegnate col pennello, però ci abbiamo proprio due morning star qui alla fine di due discese, e il buon Pietro, grande amante dell'analisi tecnica, ce le mostra. Quindi sono proprio in quella zona lì, tra la fine di settembre e la fine di novembre, si vede proprio la configurazione delle tre candele, che sono così composte. Una candela ribassista big candle, cioè che contiene tre volte tanto il body precedente,
una doji, cioè una candela che ha un body piccolissimo e due shadow abbastanza evidenti, e una big candle white, cioè di chiusura positiva, che sta a significare proprio un'inversione, uno swing di mercato. Quindi questa è la Morningstar e si trova storicamente alla fine di una discesa. La Eveningstar, al contrario, ha una big white candle, cioè una candela di guadagno grande, quindi big significa che contiene per tre volte tanto il body della candela precedente, una doji, una candela doji, come tra virgolette ultima candela di salita, e poi una big black, cioè una candela che invece è tre volte tanto il doji precedente, ma che chiude negativamente, che porta il mercato a ribasso. Poi ci sono delle famose candele con gli spinning top, l'upper o low, che stanno a significare spinning top o spinning bottom, cioè stanno a significare gli upper e lower, cioè le grandi shadow, le grandi ombre, dove se abbiamo una ombra molto grande, come ha disegnato bene Pietro, vuol dire che l'ombra grande dalla parte dei massimi è che i venditori hanno fortemente lottato per far sì che non ci fosse un rialzo. Al contrario, se abbiamo una ombra particolare nella parte bassa della candela, anche lì i compratori, al contrario dei venditori, hanno lavorato molto per recuperare i prezzi. E sono candele indicative molto, molto, molto importanti. Però l'argomento di oggi è quello del trading intraday, e comunque anche queste candele, insieme al trading intraday, fanno sempre bene, filtrano il mercato nella giusta direzione. Per tornare a noi, dicevamo prima, abbiamo appunto la possibilità, il vantaggio di avere con noi tutta una serie di indicazioni algoritmiche e tutti gli indicatori di cui parleremo proprio oggi. E cioè, il primo argomento fra tutti, il primo algoritmo che per il trading intraday si usa, è proprio la media mobile. La media mobile è un indicatore algoritmico, è un indicatore che può essere calcolato in maniera molto banale, ovvero la media mobile che fa è la sommatoria, fa la somma di diversi campioni di prezzo che siamo noi a scegliere. Possiamo fare la somma delle chiusure, possiamo fare la somma delle aperture, possiamo fare la somma dei massimi, possiamo fare la somma dei minimi, e facendo questa somma, per far sì che questa media cammini sul grafico, ogni qualvolta un prezzo si aggiorna, e si aggiornerà ovviamente allo scadere del tempo con cui viene campionata la barra o la candela, verrà aggiunto il campione più nuovo e verrà sottratto il campione più vecchio. Quindi verrà aggiunto l'ultimo campione e verrà sottratto il primo campione di quella serie di campionamento che noi andiamo ad individuare. Correggimi se sbaglio, Pietro. No, è giusto. Troppo buono. Quindi se ad esempio noi volessimo sapere com'è la tendenza intraday di un mercato particolare, Pietro ha messo un grafico a 10 minuti perché ha imparato che il mio time frame preferito nell'intraday. No, ho cominciato a metterlo anche io. E com'è? Non ci capisco niente, però va bene. Viva la sincerità, però è meno di un 15 e più di un 5. Bravissimo. Ed effettivamente, per il discorso che ci facevamo prima, cioè con i 5 minuti nell'intraday avremo più falsi segnali, con i 15 minuti forse saremo un po' più lenti. Io uso da sempre, o meglio, da quando ho capito che dovevo perdere di meno, uso questo time frame che a me piace tantissimo, quindi il 10 minuti, che secondo me è un giusto filtro operativo. Se al 10 minuti, in questo caso abbiamo una settimana di contrattazione, andassimo ad applicare una media mobile, la media mobile, per chi non è abituato, per chi non ha ancora imparato a segnare gli swing di mercato per bene, è quel disegno statistico algoritmico che in maniera molto semplice e in maniera molto naturale ci aiuta ad individuare due cose importanti che sono fondamentali per il trading. La prima cosa importante è proprio la tendenza, e in maniera del tutto automatica la media mobile la traccerà, ma poi in base alla tendenza ci darà anche quei punti di swing che sono nella realtà punti di swing di supporto e sono punti di swing di resistenza. Quando sono punti di swing di supporto? Quando il prezzo si trova sopra la media mobile, va a crearsi un ritracciamento, si appoggia sulla media mobile, ma poi da lì rimbalza. Un segreto che voglio svelare a tutti è il fatto che statisticamente una media mobile fa da supporto 3-5 volte nell'intraday.
mentre fa da resistenza 3 barre 5 volte nell'intraday. Ovviamente queste 3 barre 5 volte dipenderà molto dalla volatilità, e la volatilità è un argomento di cui andremo a discutere fra pochissimo con le Bannery Bollinger e l'ATR. Quindi media mobile, applichiamo a questo grafico a 10 minuti una media mobile. Se abbiamo una settimana, anche qui un calcolo importante, andiamo ad analizzare quante barre ci sono in una settimana. In questo caso abbiamo il mini S&P che avrà H23 barra H24 di contrattazione, e quindi significano 240 barre giornaliere. A me piace dividere a questo punto questa media mobile in due sessioni, una media mobile che può salire, una media mobile che può scendere, e per campionare direttamente un'unica candela, che un'unica giornata che faremo. Applicheremo una media mobile di una giornata, quindi applicheremo una media mobile con 240 campioni, ma la divideremo per due perché potremmo avere una salita e una discesa, e quindi andiamo ad applicare una media mobile a 120 periodi, ovviamente semplice e non di altre nature, ma le spieghiamo anche. Eccola qua. Questa è la prima media mobile che si trova ad indicarci, si trova sul grafico e ci indica come il mercato si sta comportando. Come detto prima, si vede, se sposto un po' Pietro il pannello di controllo, si vede che effettivamente, siccome non c'è una vera e propria direzionalità, però il supporto, come dicevo, 3-5 volte ha quantomeno funzionato, quindi almeno non sono un cazzaro, come si dice in gergo tecnico. In effetti, nella fase di discesa, alla rottura dello swing precedente, ecco, bravissimo Pietro, lo swing precedente che dicevo prima essere supporto, lì è diventato un po' una zona di resistenza, e dopo averci battuto 3-4 volte, il mercato ha deciso di andare giù e creare una nuova tendenza, quindi un'opportunità di guadagno. Quindi l'indicatore media mobile, per quanto banale possa essere, invece in realtà è un forte indicatore di tendenza, è un forte indicatore algoritmico, ed effettivamente lo si vede sui grafici quanta importanza ci dà. Nella fase successiva, dove c'è ancora una volta una congestione del prezzo, vediamo che batte, dopo aver fatto il cross della media, batte una volta in resistenza, una volta in supporto, ma rimangono quei punti, dei punti di swing, e quindi il mercato, appena supera ribasso quei punti di swing, nuovamente diventa negativo. Anche in questo caso la negatività del mercato porta poi a disegnare un pattern bellissimo, che è un head and shoulder rovesciato, e fa rimbalzare di nuovo il mercato, e di nuovo il mercato si porta 3 volte ad appoggiarsi sulla media e a rendere così 3 supporti bellissimi. Quindi Pietro, vedo che ti diverti anche a disegnare un ABC di Elliott e soprattutto ad indicare quelli che sono gli swing del mercato. Quindi il primo indicatore lo facciamo già fuori, molto interessante la media mobile. Fate come vi ho consigliato, cioè calcolate i prezzi alla stessa maniera che abbiamo fatto assieme, cioè analizzate un'intera giornata su un campione di una settimana. Analizzate invece per un grafico intraday, analizzate invece una barra che deve dividere sempre i campioni in due parti, rialzo e ribasso. Se in questo caso analizzate con una barra con un time frame più stretto, mettete anche insieme alla media mobile a 120 periodi anche la media mobile che deve essere la metà della 120, ma anche la metà, perché avrà una fase di rialzo e una fase di ribasso, e quindi una media mobile a 30 periodi. Quindi anche questa ulteriore aggiunta di media mobile vi darà l'indicazione sempre semplice. La media mobile è semplice, è praticamente un calcolo dove si aggiunge e si elimina il primo e ultimo campione. Invece la media mobile esponenziale, la media mobile pesata, la media mobile sui volumi, non fanno altro che aggiungere al calcolo del campione o sottrarre al calcolo del campione quelle che possono essere le indicazioni o di doppio prezzo, per chiamarla esponenziale, quindi eliminare un delay, un ritardo, o di peso di prezzo, oppure di peso di volume. Non so se sono stato chiaro e felice, ma come vediamo, con una media mobile a 30 periodi sulla 120, il devil cross, cioè il cross della mail di breve verso il ribasso, quindi devil cross è il golden cross, cioè il cross della media di breve sul rialzo della media di lungo, è abbastanza chiaro, semplice e con pochissimi falsi segnali. Quindi con l'utilizzo della media mobile aiutiamo i trader a pulire il segnale.
Anche qui stiamo parlando di indicatori che sono semplici, ma che hanno superato la prova del tempo. A questi indicatori... Però qua sì, però qua... Là sì, però sei stato poco attento prima, perché ho detto quando si appoggia crea uno swing e quindi diventa più importante avere quel filtro dello swing per andare in basso. No, volevo fare l'avvocato del diavolo, deve essere preparato. Sei preparato, posso confermare. Aggiungiamo a questo punto un ulteriore indicatore che, a differenza degli altri due che vedremo dopo, avrà più tendenze e meno volatilità, che è l'RSI. No, una domanda ce l'ho io, aspetta. Vai. Allora, io ti ho fatto vedere appena adesso un falso, che ovviamente, che tra l'altro si verifica anche tra le 2 di notte e le 4:20. Sì. Quindi, la domanda successiva è, a mercati aperti, le consideriamo? Assolutamente sì. Ok, basta, posto. Finito. Ok, allora aggiungiamo quindi un ulteriore indicatore fra i 6 monitor che io ho. Questa configurazione crea per lo più 2 monitor di questi 6 che ho. L'indicatore che andiamo ad aggiungere è proprio quello dell'RSI, Relative Sight Index di Wells Wilder, un indicatore secondo me fondamentale, perché innanzitutto non è un indicatore, l'indicatore è quello che troviamo sul grafico, quindi in questo caso la media mobile. Invece l'RSI è un oscillatore, cioè una derivata del prezzo. Ho sbagliato? No. Quindi utilizziamo l'RSI. In questo caso l'RSI a me piace utilizzarlo in modalità standard, cioè 14 periodi. E spieghiamolo questo indicatore. Questo indicatore non fa altro che calcolare quelle che sono le chiusure rispetto alle chiusure precedenti, quindi aggiungere o sottrarre se queste chiusure sono inferiori o superiori. E in più aggiunge un ulteriore calcolo, che è quello di scoprire se queste chiusure sono più vicine ai massimi e più vicine ai minimi. Quindi questo indicatore, che secondo me rimane uno dei migliori indicatori della storia assieme alle medie mobili e che ha superato la prova del tempo alla pari della media mobile, è un indicatore che ci spiega come il prezzo si sta comportando all'interno della battaglia che c'è tra i compratori e i venditori. Effettivamente, soprattutto quando abbiamo il prezzo che va a disegnare dei massimi ed esce in eccesso rispetto alla media mobile, l'indicatore crea praticamente dei momenti di ipercomprato, e cioè quando si trova nella parte superiore ai 70 punti, e ipervenduto, cioè nella parte inferiore ai 30 punti. Quindi ipervenduto, overbought, quando si trova nella parte inferiore ai 30 punti dell'oscillatore, overbold invece quando si trova nella parte superiore, quindi ipercomprato sopra i 70 punti, ipervenduto sotto i 30 punti. Ovviamente è un indicatore fortissimo perché dà una serie di segnali forti del tipo. Se andiamo ad analizzare, abbiamo prima nella fase proprio centrale, dove c'è un forte ribasso, abbiamo la famosa divergenza, cioè abbiamo dei minimi che sono uno più alto dell'altro, cioè il primo minimo è più alto del secondo, ma poi abbiamo dei minimi invece dell'indicatore in divergenza, dove il primo minimo che corrisponde al minimo più alto è più basso del secondo minimo che corrisponde al minimo più basso di prezzo ma più alto dell'indicatore. Ora, voi direte, a cosa serve questo? Bene, a comprendere che c'è una espansione eccessiva del prezzo rispetto non solo agli indicatori, all'oscillatore, pardon, ma proprio all'indicatore, perché a quel punto la media mobile fa da attrattore sul prezzo e quindi il momentum sarà quello di andare a ricoprire tutta la discesa fino ad agganciare la media mobile. Questa è una delle tante ipotesi operative, come può essere anche una delle tante ipotesi operative avere un golden cross o un devil cross confermato da un ipervenduto o un ipercomprato. Quindi anche qui spero di essere stato chiaro, purtroppo il tempo è tiranno, se non sbaglio, caro Pietro, non so a che timing siamo. Ma vabbè, andiamo, non ti preoccupare, spiega bene, che sennò poi dopo... Certo, poi siamo sempre a disposizione, insomma, io e Pietro con una buona cena vi spieghiamo tutto. Siamo dei gran mangioni.
e speriamo quanto prima si sblocchi la situazione, così insomma, più siete, più cene a disposizione abbiamo. A parte gli scherzi, l'RSI quindi alla pari della media mobile ci dà un'indicazione di estrema tendenza negativa o estrema tendenza positiva, e assieme alla stessa media mobile l'RSI ci dice se abbiamo toccato dei supporti o abbiamo toccato delle resistenze. Quindi, per farla breve, nell'intraday questa configurazione è abbastanza utilizzabile, semplice e molto molto indicativa per quella che è la tendenza. Abbiamo visto proprio sull'S&P 500, tra l'altro penso nelle fasi più importanti della giornata, cioè quasi in concomitanza dell'apertura se non sbaglio, trovare proprio una divergenza rialzista che da un lato ha dato la divergenza grazie all'RSI e grazie all'ulteriore espansione del Devil Cross con l'abbandono degli swing precedenti creati dal supporto della media mobile, ma poi un ritorno e una creazione di swing di supporto per andare addirittura in rialzo. Quindi quello che abbiamo visto è abbastanza interessante ed effettivamente tutto ciò si crea nell'intraday, ma ricordiamoci che l'intraday vuol dire anche organizzare la giornata precedente per avere delle indicazioni per il giorno successivo. Questo grafico proprio rappresenta, perché proprio sui livelli di supporto e resistenza il mercato si è andato a muovere. Bene, questa è la prima parte della lezione di oggi e questa è la prima parte dedicata proprio alla tendenza e al momentum operativo. Prendo un attimo... Dimmi. Un attimo l'occasione per dire che se qualcuno volesse provare la piattaforma anche in versione di prova, se prima di aprire eventualmente il conto corrente, di contattarmi a quelli che provo ad aprire come recapiti. Vi ricordo che oltretutto il conto di WeBank è un conto che costa unicamente 2 euro al mese. WeBank è il conto online di Banco BPM. Io, eccola qua, l'ho trovata. WeBank è il conto online di Banco BPM, un conto con un'offerta completa dal punto di vista degli investimenti e dei finanziamenti, e quindi e dalla parte degli investimenti c'è anche il trading. Vi dà anche l'occasione, nel caso foste interessati ad aprire il conto, di avere un bonus commissionale di 100 euro e provare anche fino alla fine di giugno la piattaforma T3, che è quella che stiamo usando gratuitamente. Per avere questa promozione basta inserire in fase di apertura conto il codice convenzione webinar21 e il codice promotore 90019. Il codice promotore lo sa anche Sante, che serve per avere eventualmente, a seconda di esigenze di diverse di operatività, una personalizzazione delle commissioni, oltre che eventualmente anche un prolungamento della gratuità della piattaforma T3. Ma questo se siete interessati ad aprire il conto. Se invece volete semplicemente provare la piattaforma per vedere come vi trovate prima di aprire il conto, potete contattarmi al 347, che è il numero di WhatsApp, 919684, mandatemi anche un WhatsApp, oppure alla mail pietro.froio@promotori.bancobpm.it. Il codice promotore, il codice convenzione li vedete a schermo. Ovviamente non ci sono solo io a fare questo genere di webinar, ci sono anche i miei colleghi che vedete nei webinar che continuamente WeBank vi offre e mette a disposizione in fase di apertura conto. Scegliete un po' il promotore, il consulente che preferite e poi di conseguenza chiamate quello. La preparazione, bene o male, è molto alta per quanto riguarda tutti noi da questo punto di vista. Allora, riprendiamo. Eccoci, allora. Veniamo perché c'è un uccellino che mi ha detto anche non sforare troppo. Un uccellino da WeBank dietro che mi ha detto non sforate troppo. Ok. Allora, cercheremo di mantenerci nei tempi. Allora, effettivamente Pietro è una persona molto disponibile. Io con WeBank ho coltivato la trading room e avevamo delle convenzioni particolari per chi operava e aveva voglia di operare in maniera importante. Quindi Pietro è effettivamente sempre a disposizione. Io consiglio, insomma, a tutti. Tu consigli me, punto. Io consiglio te e lo stavo dicendo. Purtroppo sei tu che ti prendi gli oneri
di accontentare tutti, ma lo fai in maniera sempre garbata, gentile e precisa. Quindi grazie per questa, ti ringrazio pubblicamente perché hai sempre pazienza con tutte le persone che invito a contattarti. Per ritornare a noi, nella prima fase del mercato, nella prima fase del webinar, perdono, abbiamo visto quelli che sono gli indicatori di tendenza e di momentum. Nella seconda fase di mercato andiamo un po' più nel dettaglio e un po' più nella fase algoritmica vera e propria, cioè andiamo ad applicare la volatilità, nonché uno studio più approfondito dell'espansione, l'estensione o la, come dire, la regressione del prezzo, e cioè l'indicatore ATR, Average Through Range, sempre di Wilder, e le bande di Bollinger, di John Bollinger, un mio caro grande amico che ho il piacere di conoscere e che spero possa ritornare presto in Italia, anche perché è un amante di tutto ciò che è il cibo e il vino italiano, e io mi sono pregiato di regalare orecchiette e vino rosato da buon pugliese. Quindi veramente una gran persona, una persona di una cultura squisita e molto approfondita, un curioso, intelligente, eccezionale, una bellissima persona. E quindi, per ritornare a noi, nella prima parte momentum e tendenza, nella seconda parte tendenza, perché c'è la media mobile all'interno delle bande di Bollinger, volatilità, perché le bande di Bollinger hanno due indicatori fondamentali che cercheremo subito di capire, e poi algoritmico, un indicatore algoritmico puro che è l'average through range, che ci aiuta a fare due cose importanti. Oggi vedremo tutti assieme cosa ci aiuta a fare. Allora, sempre il buon Pietro ci aiuta, puliamo il grafico, partiamo proprio dall'indicatore che va sul grafico, e cioè le bande di Bollinger. Le bande di Bollinger sono, lui le ha scoperte perché lavorava... con le medie. Togli tutto. Lui lavorava in una TV finanziaria, faceva il cameraman, era un appassionato di borsa. Allora ripetiamo le medie. Le medie perché ce le hanno chieste su YouTube. Ok, allora ho detto, se utilizzate come in questo caso un grafico che ha una settimana di tempo a 10 minuti, in questo caso per il CME sono 240 barre, quindi la metà, 240 barre di rialzo che vanno divise a metà, metà rialzo, metà ribasso, la prima media di lungo periodo 120 periodi. La seconda, che deve essere la metà della 120, è ancora diviso per un rialzo ribasso, quindi 30 periodi. Quindi le medie sono 120-30 periodi. L'RSI utilizzatelo classico a 14 periodi. Perché questo? Perché ovviamente, essendo un indicatore di breve indicazione, è meglio avere 14 barre, che è un periodo breve, ma non brevissimo e neanche lungo, e quindi vi dà un segnale preciso, soprattutto se usate il time frame a 10 minuti, che il buon Pietro, mi fa piacere, sta iniziando ad utilizzare. Per ritornare a noi, abbiamo le bande di Bollinger, che sono un indicatore di tendenza, perché c'è la media mobile centrale, ma di statistica che studia la volatilità, perché ci sono due deviazioni standard. Che cosa sono le deviazioni standard? Le deviazioni standard, immaginate come se fossero dei cuscinetti che stanno lì ad attutire eventuali uscite di prezzo. Quindi la deviazione standard che fa? È positiva per eventuali allungo dei prezzi che si discostano dalla media mobile, quindi sono in eccesso per il rialzo. Avremo una deviazione standard positiva che va aggiunta alla media mobile. Poi allo stesso modo potremmo avere una reazione negativa del prezzo, e quindi un allungo del prezzo lontano dalla media mobile a ribasso, e qui avremo una deviazione standard che si va a sottrarre alla media mobile. Quindi questi due cuscini non fanno altro che creare il famoso contenimento che poi Gauss, il matematico, rappresenta nella famosa campana gaussiana. Ovviamente non scendiamo in profondità, però vi posso garantire che le bande di Bollinger sono di per sé, e John Bollinger è veramente un signore in questo, perché ha regalato all'intera comunità del trading, come dicevo, le bande di Bollinger sono di per sé un trading system a tutti gli effetti, quindi un metodo di trading eccezionale, sia per operare nella lateralità, sia per operare nell'intraday, ma vediamo come utilizzarlo nell'intraday. A me piacciono le bande di Bollinger perché vanno a conteggiare nell'intraday quelli che sono gli eccessi di volatilità o quelli che sono le regressioni di volatilità.
A me in particolar modo piace la regressione di volatilità, cioè quando c'è uno squeeze di volatilità, quando il mercato diventa laterale. Quindi più le bande si accicciano, diciamo così, permettetemi, fatemi passare il termine, più è importante. Ora abbiamo la banda centrale, che altro non è che una media mobile, in questo caso a 20 periodi. E abbiamo poi le due bande sopra e sotto, che sono appunto le campane gaussiane, che ci danno indicazione di una parte di rialzo o di ribasso. In questo caso, così come abbiamo fatto per le medie mobili, cerchiamo di capire qual è il corretto conteggio delle Bollinger Band. In questo caso abbiamo la banda che di default John Bollinger la mette a 20 periodi. Però a me piace avere una deviazione standard un po' più contenuta, quindi un po' più risicata. Quindi chiedo a Pietro invece di mettere una deviazione standard della banda superiore e della banda inferiore, piuttosto che a due di deviazione standard, cioè un'escursione che dovrebbe superare in termini percentili il 2%, di 1,5. Quindi andiamo a contenere i prezzi in maniera più ristretta. Ed effettivamente con questa possibilità di calcolo, le bande abbiamo visto che si sono ristrette. Quando c'è appunto una forte restrizione delle bande e soprattutto abbiamo in questo caso le candlestick che iniziano ad avere dei body sempre più stretti, vuol dire che c'è una compressione di volatilità. E l'ideale è scoprire come questa compressione di volatilità creerà degli eccessi di prezzo. Ad esempio, a me piace camminare sulle bande. Questo camminare sulle bande vuol dire che c'è una compressione di volatilità, quindi c'è un movimento laterale delle bande, e poi il prezzo fuoriesce dalle bande. Ora, per individuare queste fuoriuscite, quindi il famoso squeeze di John Bollinger, basti vedere come le bande iniziano a lateralizzare, in quest'ultima fase lo vediamo proprio verso le 10-11 del mattino, ma poi si crea uno squeeze, cioè il prezzo esce dalle bande per camminare sulle bande. In questo caso, e nella giornata di oggi, abbiamo avuto tre segnali. Il primo proprio in prima mattinata, cioè abbiamo anzi quattro segnali. Prima mattinata abbiamo avuto proprio un'uscita dalle bande dalle 8 alle 9 di mattina. E quindi il mercato stamattina, parlo ovviamente dell'orario italiano, Pietro bravissimo sta segnando tutte le uscite, e quindi abbiamo questo momento in cui il prezzo è uscito proprio in prima mattinata, segnando un po' quella che doveva essere proprio la direzione della giornata. E quindi, bello questo, mi piace. Tra le 8 e le 9 già è uscito. Ovviamente poi è uscito in una seconda fase, sempre rialzo alle 12, purtroppo qualche falsa notizia ha portato un'inversione di tendenza che ha portato poi un'uscita più ribassista, ma poi ancora un ritorno fortunatamente a rialzo, perché a me piace il rialzo, ditemi quello che volete, sono rialzista nell'anno, anche se il ribasso è forte e avverrà da settembre 2021, apriamo gli occhi perché potrei leggere il futuro, ma non sono un mago, quindi è solo una ricerca statistica che ho fatto nel tempo, questa mia considerazione. Quindi già la fuoriuscita e la possibilità di camminare sulle bande ci dà la possibilità di individuare la tendenza. Quindi abbiamo fatto cosa? Abbiamo individuato la tendenza a 20 periodi semplice che John Bollinger ci dà, però siccome siamo nell'intraday, abbiamo delle bande di tendenza di escursione inferiore a quelle daily, mettiamo appunto una deviazione standard, cioè la capacità di uscire da una determinata distribuzione dei prezzi rispetto alla media mobile, meno 1,5 più 1,5. Ed effettivamente quando il prezzo esce da queste bande inizia a camminarci sopra e comunque mantiene sempre una tendenza che è inferiore alla media centrale, che quindi ci porta in una giusta direzione. Anche ora, vale solo per l'intraday questo? Questo vale per l'intraday. Tutto ciò che stiamo vedendo è per l'intraday, e questo è il secondo, e quindi io ho diciamo una batteria di monitor che mi dà tendenze e volatilità, tendenze e volatilità, tendenze e volatilità. Quindi proprio su questi monitor, che sono sei alle mie spalle, io uso questi due grafici per ogni batteria di monitor. Quindi ho sopra la tendenza e sotto la volatilità per l'intraday. Ora, per ritornare a noi, abbiamo parlato appunto delle bande di Bollinger e abbiamo visto che grandissima indicazione ci dà, e cioè la capacità di poter individuare un'uscita da quella che è la distribuzione dei prezzi, e questa uscita della distribuzione dei prezzi insieme al grafico precedente ci dà la tendenza e ci dà la possibilità di camminare sulle bande. Ora, ovviamente, siccome le operazioni intraday
sono caratterizzate dal fatto che durano pochissimo tempo. Ah, adesso anche il titolo, guarda, Grande, guarda. grande Pietro. Parliamo dell'ultimo indicatore, un ultimo indicatore che ci serve a capire effettivamente quanto l'uscita dalle bander è forte, efficace e in che tempi puoi rimanere a mercato o meno, ma questo sta all'abilità poi dell'equilibrio che ognuno di noi deve conservare nell'operare nell'intraday. Quindi per andare a capire quanto è veritiero e quanto è importante questo breakout, questo squeeze, noi applicheremo il famoso average true range, cioè average media true range, cioè la media del vero range. Quindi un indicatore che Welswilder ha creato sulla base del fatto che c'è un differenziale che costruisce questo oscillatore, e questo differenziale è dettato proprio dal fatto che abbiamo chiusure vicine ai massimi e minimi e differenza estesa o compressa da parte dei massimi e minimi. Quindi andiamo a mettere un average true range e qui stupirò un po' tutti a due periodi. Grazie. Perché a due periodi e andiamola a capire. Questo è un segreto, lascialo così, Pietro, bravissimo. Questo è un segreto. Io lo uso sempre istogrammi l'ATR, però lo metto a cose se vuoi. Io ho detto che sei come me e Stefano una persona appassionata e quindi hai giustamente indicato l'ATR con l'istogramma che è quello da utilizzare. Perché? Perché quando abbiamo un breakout in squeeze e c'è il breakout dell'ATR e l'ATR si muove sopra certi livelli, vuol dire che c'è continuità di estensione di quel breakout. Effettivamente la parte migliore per fare questa estensione è quando abbiamo un livello di ATR che ha breakato ed è l'unica volta in cui io utilizzo un break sull'oscillatore, che ha breakato i livelli precedenti. Che significa questo? Che avremo una fase crescente. È una fase di forte tendenza alla fuoriuscita dello squeeze. In questo caso, Pietro, il buon Pietro, ci disegnerà dei cerchietti proprio in concomitanza non solo dello squeeze dalle bande, ma anche del breakout che è l'istogramma dell'ATR fa rispetto all'ATR precedente. E ne sono diversi e ce ne sono tanti. Quindi abbiamo visto che l'ATR è un'indicazione che viene utilizzato per capire se proprio questa esplosione di volatilità è importante e soprattutto, ma studiate perché non è che vi diamo il pesce e voi avete mangiato, no, studiate perché comprese, e andrete a rivedere sicuramente questi video tante volte, ci fa piacere se lo fate, anche perché insomma, se siamo stati bravi, tante cene per noi, se siamo stati ciucci, paghiamo noi la cena. Quindi andate a rivedere perché è importante. Effettivamente tutte le fasi di breakout del squeeze sono accompagnate dalle fasi di breakout di volatilità. E più breakout si crea tra una barra precedente all'altra, e meglio e più forte sarà quella estensione delle volatilità di Bollinger. Spero di non essermi allungato molto, spero di essere stato nei tempi giusti, spero di aver dato una giusta indicazione per come utilizzare questi indicatori. Vi posso garantire che questi sono tra le migliori indicazioni per un pattern trading, e quindi la combinazione di indicatori oscillatori per operare nell'intraday. Se poi utilizzate il KISS, se avete visto il KISS in precedenza, insieme a questo filtro operativo, vi posso garantire che avete fatto un buon 60, 70, barra 80% del lavoro che vi permetterà di non inciampare in falsi segnali durante la giornata di trading. Per Ma scusa, me, Sante, nei minuti che rimangono, visto che ho fatto, guarda qua, sono proprio bravissimo. io approfitto a bere un po' di acqua, perdonate il fatto che bevi la bottiglia. Allora io andrei a ricostruire, mentre tu stai bevendo, su un altro grafico, il sistemino con le medie. Ok, volentieri, per mettere a confronto. Bravo, grande. Così, no, anche perché così se qualcuno che ci sta seguendo se lo vuole ricreare, abbiamo dato per andare a fare degli studi o vedere se funziona o non funziona o quant'altro. No, non me ne vogliano tutti quelli che hanno scritto i messaggi nella chat, ma saluto il grande Francesco Suriano, un amico. Un grande abbraccio, Francesco. Così, allora, primo sistema è
prendo il Nasdaq così non devo cancellare le cose dell'altro. Primo sistema è un 10 minuti, 10 minuti, ok, con media mobile semplice a 120. 120, che mettiamo in questo caso di colore blu, a 120 periodi, stile, ok, spessore a semplice. Nel frattempo okay. Mi fanno gli auguri per il compleanno che è stato ieri, ringrazio tutti, la birra è gentilmente offerta per tutti, ci vediamo su Naviglia a Milano. Non vedo l'ora. Una media mobile semplice a 120, una media mobile semplice a 30. Esatto, guarda che bello sul Nasdaq. Finissimo. Vale più su certi strumenti che per altri oppure... Allora, ovviamente a me piacciono quegli strumenti che hanno tanti volumi e che hanno, hanno una solidità patrimoniale. Azioni anche allora? Soprattutto azioni che hanno tanti volumi e una solidità patrimoniale, si creano queste stesse configurazioni che abbiamo visto sui grafici degli americani. Qui devo dire grazie per questa cosa che io ho imparato, cioè l'operatività deve essere alla pari sugli strumenti finanziari e deve essere alla pari per il rialzo e per il basso. Qui dico grazie ad alcuni trader famosissimi perché facendo dei corsi con loro ho imparato questa cosa di utilizzare una tecnica che valga su tutti gli strumenti e che sia forte sia a rialzo che a ribasso, che abbia proprio pari opportunità a rialzo e ribasso. Quindi diciamo più grandi che mi hanno insegnato questa cosa, tra Bollinger, tra Unger, tra Larry Williams, tra Tom DeMark, insomma tanti trader con cui ho avuto il piacere di formarmi. Ok. Ok, allora, come potete vedere anche a schermo, media mobile a 120 periodi, semplice, media mobile semplice a 30 periodi e un RSI a 14 periodi. Ok, giusto, no? Giustissimo. Quindi questi due grafici, se li mettiamo assieme... Sì, però ho dovuto prendere, non è lo stesso strumento perché se no mi si cancellavano tutte le annotazioni dell'altro. Uno un SP e l'altro il Nasdaq. Ok, vabbè, però utilizzati sullo stesso strumento avrete una molteplice indicazione di tendenza e di pattern trading. Ecco qua. Ve lo posso garantire. Questo era. Molto bene, bello. Adesso da domani inizio a vedere, poi in caso che non capisco ti chiamo. Molto bene, allora, visto che sono in condivisione, ne approfitto prima di salutare per dire che se andate sul sito www.webank.it alla sezione eventi e corsi, quando è il prossimo, Sante? Mi sa il 31 marzo, se non sbaglio. Non è ancora pubblicato, ma verrà pubblicato secondo me già domani, quindi se volete tenere d'occhio la pagina www.webank.it alla sezione eventi e corsi, potete registrarvi a tutti i webinar che preferite, con gli argomenti che preferite. Siamo spesso online, ce ne sono tanti. Se volete avere direttamente la notifica, andate sulla pagina YouTube e cliccate, iscrivete al canale WeBank TV e attivate la campanellina delle notifiche, oppure anche dalla pagina Facebook di WeBank. Vi ricordo brevemente che potete contattarmi al 347-9196-884 per tutte le informazioni che riguardano il conto corrente di WeBank, la parte dedicata al trading di WeBank, che è poi la stessa però, la sezione trading di WeBank, e anche provare la T3 in versione demo prima di magari decidere se volete aprire il conto corrente. La promozione è quella che vado a prendere adesso, 100 euro di bonus commissionale e piattaforma gratuita T3 fino alla fine di giugno, inserendo il codice convenzione webinar 21 o il codice promotore 90019.
Sante Pellegrino lo trovate anche sul sito santepitrader.com. È molto bello, molto attivo, analizza, fa cose, vede gente, giusto Sante? Vedo gente e sento voci. Esatto. Se andate sulla mia pagina di Facebook potete anche rivedere la diretta, e ci sono tutte le dirette che faccio, e ci sono anche tanti articoli di finanza, trading e mercati. Interrompo la condivisione così ci vediamo e salutiamo. Un ringraziamento a Sante. Grazie a te Pietro, e grazie a tutti gli amici che hanno avuto la pazienza e il desiderio di ascoltarci. Un ringraziamento alla regia e un ringraziamento soprattutto a voi per essere stati qui.